Venezia, padiglione Tibet, un padiglione per una nazione che non c'è più, testimonianze di artisti, testimonianze tibetane, un progetto di Ruggero Maggi che si spera abbia un seguito come merita. Grazie, volevo solo dire che il padiglione Tibet è un sogno, è una chimera che ho inseguito per un lungo periodo. Finalmente sono riuscito a realizzarlo, spero nel migliore dei modi. Il Tibet è un popolo che è fantastico, simbolo mondiale della spiritualità, oppresso purtroppo da un altro popolo fraterno che ha una grande tradizione di cultura, eccetera, ma che incredibilmente in questo caso non è all'altezza della sua fama. E comunque, senza voler provocare nulla, voglio solo dire che il padiglione Tibet deve crescere, deve evolversi e vedremo nei prossimi anni quello che potremo fare. Adesso voglio dare la parola a un personaggio che mi ha supportato fin dall'inizio, a Tamding, con la sua associazione di Tibet per la cultura. E bene, passo la parola a lui. Prego. Grazie. Sono veramente molto emozionato vedendo questa mostra. Grazie Ruggero Maggi, che sempre ha lavorato sui diritti, un significato, sempre ha lavorato sulla, un artista che ha lavorato sulla sempre portare avanti realtà che tanti il mondo, se anche sapendo la verità, non riescono questo coraggio di esprimere la verità. Allora, per noi tibetani, questo padiglione Tibet è un sogno, è un sogno che, capito, in tutto il mondo, che tutti i support group dei tibetani stanno aspettando questo veramente opera dell'artista che facendo per Tibet. Per esempio, questo primo settimana, quando abbiamo diffondendo situazioni queste, e migliaia di tibetani in Tibet con pressione della Cina, sapendo questa notizia tramite Radio Asia, della Voice of Tibet, e gente piangendo, ringraziando, e capito, non solo artista, no? Con il paese che ospita questa veramente opportunità di dare, esprimere verità, artisti che ha buttato sulla veramente storia del Tibet, situazione verità, questo per noi tibetani, noi abbiamo solo una parola, grazie per il supporto nostro, grazie per portato realtà. Allora, uno dei più importanti padiglione Tibet iniziale importante è questo, kata, una sciarpa tibetana che porta semplicemente un simbolo pacifico che augurano, che portano in celebrazione dell'intramento della sua sentita Dalai Lama, portano per noi come una sciarpa bianca, come simbolo della pace, puro cuore, senza marchiato. Allora, sul sciarpa kata, artisti italiani sono lavorato loro veramente messaggio, no? Quello per noi è veramente toccante, veramente noi non riusciamo a dire come ringraziare veramente. Grazie Ruggero Maggi. Grazie a voi. Tachi jiwi ta mewa chayi ki tuzo tela ani sambali na la ani mi lor zuhur niwi ki luzuhur niwi la duandu itali na la ki luzuhur niwi la duandu tingsa nga ta pege kewa ta lakshik tona kewa mangpuchi ki nga zo la tukshi ni gyabcho na wa ani nga la pepe jimi chane nga pepe ni jiwi ki mi jimi chane nga la pete tuche na shugu yos hindi na shi nga zo la gyabcho na wa na si nga shugu yos Monaco si chiama Tija Rumbuche. Lui diceva che lui è nato in Tibet,
allora è scappato in India, allora adesso terzo rifugiato, no? Preso rifugiati in Francia, no? Allora quando lui è venuto qui, lui sente una sensazione molto forte, vengono una speranza più per combattere per il diritto nostro, no? Per avere, preservare la nostra cultura, per lottare per la nostra causa. E questo è grazie agli artisti italiani e soprattutto grazie per questo paese italiani che lasciano questa opportunità di dare opportunità per artisti per esprimere la loro verità. Rishu Khangi, Genki, Genki with Honey, and Idaligi, Mimangojiki, that Losuini, Mimangoji, Najibason, Doni, Bekapjo, Shuji Nabres, and Nishingi, Sra, the Lanning, Ninda, one, and Tuchina, Shugues. Allora, per lui, vedendo questa cosa, per lui, solo rimasto parola grazie, no? Non c'è niente, perché noi abbiamo combattuto. Se anche quando dovesse piangere, noi non abbiamo lacrima, perché abbiamo pianto fin dal nato, no? Per quello abbiamo rimasto solo ringraziare italiani e artisti italiani che combattono per diritti. Allora, tramite questo la tecnologia arriva anche al Tibet. La bella della diretta. Tramite questa iniziativa lui ha grande speranza, perché tramite questo iniziativa porterà pace al Tibet, no? E questo è il suo sogno, questa è la sua preghiera. Dal punto di vista noi, artista, uno dei più forti del mondo che riescono a esprimere quello che sentono dentro. Arte è un amore, arte è una verità, per quello noi abbiamo fiducia. In mondo nessuno ha mai riuscito a bloccare il desiderio dell'artista. Spero che viva l'artista, e viva la pace, e viva la verità.